Beh, oggi è una giornata di sole, infatti c'è mia moglie che mi attende in auto, rigorosamente, chiaramente, con le giacche dell'ampio parcheggio Ah. dello Shonex. Molti mi pensano single, ottobre de fama, non so, una cosa del genere. In realtà, Single. sì, ottobre de fama, una donna unica Anch'io, io nella non mia sono più carriera, single. ecco, quindi non, Da ecco. 36 anni che non sono più single. Ecco, bene. No, Sì. io addirittura da queste parti, se posso veramente parlare anche un po' della mia vita, proprio il 10 gennaio ero a San Candido, al confine con l'Austria, quindi sempre qui in Valposteria, no? E quindi per il 41esimo anniversario di matrimonio, Oh, ecco, perché mi complimenti sono allora. sposato presto e sono già, insomma, nonno due volte adesso con la bimba appena arrivata. Ah. Bene, bene, parliamo di questo, insomma, chef che ha dato il via insieme ad alcuni altri in Italia, tra l'altro alla versione, diciamo, nazionale dell'Asin Restaurateur. Chiaramente già dal nome si capisce che è Sì, partito dalla Francia, no? O comunque dal Belgio, la dove si parla. base era la Francia, poi è Ecco, di andata oltre in altri paesi d'Europa. questa bella idea, insomma, di mettere assieme Sì, appunto i cuochi patron. cuochi patron, Ecco, quindi sì, se in non quel sei caso. proprietario del Oppure ristorante, sei in affitto, no? Anche beh, là. affitto nel senso dei muri. Ecco, Sì, in no, no, affitto. l'attività, ecco, No, sì, no, no. devi essere praticamente tu stesso Non nell'esercizio. c'è il datore di lavoro in un certo No, no, senso, no, no, ecco. no, no. È così, è nata nel 92, è stata fondata e io sono anche il socio fondatore. Passato tanto tempo a... Prego. Correva l'anno, cioè la Jean Ristoratore in Italia, grazie a una romagnola, tra l'altro, Sì, praticamente signora c'era Bianconi, Walter Bianconi, ecco, il presidente fondatore, ha avuto questa che idea con la sua stavano al Tivoli loro, stavano. fantastica moglie Donata, e loro a quell'epoca avevano il Tivoli a Cortina. E ci siamo conosciuti e lui è venuto e ha detto: "Dai, Carlo, vorresti far parte di questa nuova idea, di entrare in questa associazione?" E Casualmente. naturalmente ho detto di sì, perché alla fine è stato anche una crescita per noi tutti giovani, perché ci siamo incontrati, poi anche l'attenzione dei clienti è stata più elevata e abbiamo fatto anche tante cose insieme, eventi, poi c'erano sempre anche congressi anche a quest'ora che ci sono ancora oggi. Certo. E noi siamo adesso i over, no? Quelli che abbiamo già passato gli anni, e però siamo I sempre pensionati. dentro, i pensionati, i ristoratori, e abbiamo questo gruppo over che ogni tanto ci troviamo fuori, che adesso che è stato il Covid, che non abbiamo più potuto stare insieme, che è un Ecco. peccato, però adesso nel futuro penso Gli over. troveremo una data dove incontrarci e festeggiare un po' questa Bene, bene, rinascita. bene, bene. E poi le soste più o meno fanno parte del Sì, prosieguo sì. dei giovani ristoratori Sì, scalpitanti, le proprietari, soste, sì. che poi col tempo, come dire, organizzano anche meglio il loro ristorante, lo abbelliscono e quindi Sì. vengono anche, come dire, perché poi chiaramente bisogna poter entrare, cioè bisogna essere accolti, no? Accettati, Oh, quindi logico. anche lì c'è una. Sì, c'è anche un modulo che loro praticamente viene proposto e c'è una giuria che poi dice no, no. Tra l'altro penso che fra le nuove entrate ci sia addirittura questo chef di Pesaro, in quest'ultima edizione di un ristorante che aveva la stella Michelin ai tempi a Pesaro, che Sì. poi ha preso le redini, penso che sia nella nuova edizione, non so se è già uscita. Ah, dei generalizzatori? Esatto, Ah, sì, ci c'è sono sempre, ogni anno c'è un gruppetto lo che Scudiero, viene. Ah, lo ristorante si chiama Lo Scudiero, Scudiero, Scudiera. che era già store, forse era già aderente Sì, ai tempi. era già anche il vecchio Scudiero, anche i ragazzi erano già partecipanti dei generali. Ecco, questo chef che ha buone quotazioni, tre Sì, cappelli ad esempio della Gambero Rosso, sì.
ne sta facendo parte da pochissimo, e quindi bene. Le nuove entrate, sì. Quindi complimenti, le soste, appunto l'abbiamo detto, l'associazione, sono tutte cose che tra l'altro si possono notare venendo qui allo Schoeneck, si chiama così, lo pronuncio. Schoeneck, sì, sì, noi siamo bene. Un ristorante storico vecchio già da 36 anni adesso. Ma c'era anche Massimo Camia ai tempi. Sì, sì, ecco, c'è anche ancora, quindi, infatti, Massimo, per l'occasione, anche fa parte dei, ecco, ecco, dei Ova. Ecco, no? Del, che anche lui viene comunque da zone dove chiaramente il vino, no, perché poi la caratteristica di questi vostri ristoranti, che sono anche posizionati chiaramente in prossimità di dove si fanno grandi vini. Logico, la Quarige, come qui vicino a Bressanone. Sì, sì, vogliamo. Logico, noi il vino in Valpustaria non c'è, però finisce a Bressanone, Novacella, c'è il confine praticamente, c'è qualcosa in Valpustaria, qualche produttore un po' che fa un po' di vino, però la zona naturalmente quella valida è sempre tutta l'Alto Adige, resto zona Merano, certo, Val Venosta, certo, soprattutto bianchi, ma anche rossi. Ottimi rossi, da Grain, Pinot Neri, ce n'è di tutto, però sono anche molto quotati bianchi. Ecco, cosa che non accade ancora per il momento alla Morno, ma dubito che non potrà mai accadere, visto che chiaramente un terreno ormai votato ai grandi vini, sì, rossi, poi sì, difficilmente viene, no, modificato in bianco, perché chiaramente non converrebbe. No, io dico, i bianchi hanno preso anche fama internazionale, sì, poi ci sono anche quei Pinot Neri che a me piace molto, sono appassionato di Pinot Nero. E poi anche naturalmente mi piacciono, a me piace molto il vino, devo dire, no? Sono un chef che piace il vino. Perché ci sarebbe il fratello che sta in sala, sì, che, sì, è, che invece è proprio il sommelier. Sì, sì, lui è il sommelier, lui segue la cantina. Però io sono un appassionato assaggiatore e consumatore di vino. Anche sommelier? Anche... No, io non sono sommelier, no. Sommelier sul campo. Io sono sommelier hobby, come hobby, no? Ecco, nel senso che comunque bevendo poi si acquista la cultura. Sì, ecco, sì, si acquista e anche viene un po' il palato si adegua a quello che bevi, e poi col tempo naturalmente prendi i tuoi appunti. Bene, bene. Ora raccontiamo un po' la storia di come si fa a diventare uno chef ampiamente collaudato, pluridecorato, Stella Michelin. Addirittura mi ricordo, forse una ventina d'anni fa, c'era pure l'Espoir, cioè c'era la candidatura alla seconda stella. Ah, sì, sì. Quel grassetto rosso che è durato qualche anno. No, era due volte questo, no? Due volte. Ho preso paura, no? Che c'era questa possibilità di accedere appunto alla seconda stella. Naturalmente avrei dovuto ridurre un po' anche i coperti e così via. Perché è un ristorante capiente questo. Sì, sì, perché abbiamo anche... No, noi la stella abbiamo da adesso 26 anni, che siamo anche contenti, ci ha portato anche tanto. Sì. E la clientela, anche lo sentiamo ancora sempre oggi, che è notevole, arrivano anche, come ieri avevo un tavolo, per dire, di americani, sei americani che sono venuti apposta per la Michelin, no? Se non ci fosse stato. Sì, perché ultimamente scarseggiano un po' le stelle Michelin, quindi per esempio ero adesso in Alta Badia, c'è solo un 3 stelle Michelin. Ah sì, purtroppo, ecco, c'è solo quello, ma non c'è il 2, non c'è l'1, no? Come sì, sì, fa, e quindi per chi cerca nelle guide chiaramente questi, no? Questi locali, vuole andare a colpo sicuro, in questo momento c'è un po' uno stallo. Sì, ma sicuramente aumenterà, perché poi uno ha smesso, no? Come il Chiasso Solare, stanno chiuso, il ristorante stellato, e poi il Perla c'era un cambio di cuoco, certo, e certo. Poi ci sarebbe anche il Granando, che è un mio grandissimo amico Andrea, che ha questa stube, e che sarebbe anche molto... Grand Amber. Grand Amber, Hotel Granando. C'è questa, una stube dentro, stua di Iglia, dice della nonna, e lui fa un'ottima cucina e sarebbe sicuramente uno molto valido per prendere la stella. Però questo non dipende da me. Che ancora non risulta nelle sì, nella guida, mi sa che c'è nella guida. Nelle guide, sì, comunque, sì, ecco, sì, comincia a esserci qualche... Sì, sì, sarebbe anche uno che sarebbe molto valido. Perciò poi in Valpustaria c'è ancora il Tiglia, su
Dobbiaco. Dobbiaco, prima no? Stava qua vicino, penso. Sì, sì, stava qua. Non ricordo male. Vandoia, se non ricordo, non ricordo male. Bene, bene, bene. Quindi sì, è chiaro che adesso chiaramente l'alto è lo Schoenecke. Che significa? Bell'angolo in quel caso. Ah, bel posto. Ecco. Poi c'è anche un castello sopra di noi che si chiama Schoenecke. Ah, quello è proprio... Questo è un castello in mano private, non è per il pubblico, e si chiama anche così. Quindi ora patron da tanti anni, insomma, sì, anni di questo ristorante. Abbiamo aperto nell'86. Ecco, quindi, quindi prima, ecco, prima come si riesce ad arrivare chiaramente a diventare patron di un ristorante, quindi secondo delle esperienze, qui poi siamo al confine... Si fanno, penso, un po' di qua, un po' di là, no? Sì, sì. No, logico, la clientela, la maggior parte della nostra clientela sono italiani, devo dire che arrivano da tutta Italia, e poi abbiamo la clientela Austria, Germania, un po' di dell'estero, dipende, adesso d'inverno c'è anche, ogni tanto è arrivato anche qualche polacco, Cecoslovacchia, Slovenia. Questo per i clienti, invece, invece lo chef è tanta gente del posto. No? Lo chef per chiaramente mettere a punto dei piatti come quelli che state proponendo, da quale esperienza proviene? Qual è quel background? No, io direi il background è che a noi la base è sempre il territorio. Non ci sono state frequentazioni di altri ristoranti all'estero? No, logico, noi avevamo anche un ristorante prima del Schoenecke che si chiamava Il Bichler. Autodidatta? Io sono autodidatta. Io sono uno che ho iniziato a cucinare per caso perché avevamo un altro ristorante, io ero cameriere. Anzi, ho fatto anche commerci legnami una volta con mio papà. Però l'amore verso la cucina l'ho presa cucinando. E poi mi sono detto, va. E poi giravo tanto. A me piaceva sempre andare in sempre tutti i ristoranti. Sempre quel discorso di prima dei vini che comunque anche piace anche consumare. Quindi questo molto. Poi è un'altra ho scuola. Ho imparato anche, ho letto tanti libri, mi sono messo dietro. E poi sono arrivato a questo punto dove... Potevo andare avanti questa cucina con sempre tanti ragazzi bravi che ho avuto. Il mio sous chef, per dire, si chiama Taka, è un giapponese da 10 anni che sta il mio braccio destro in cucina, che è bravissimo. Dico, senza di lui sarebbe un po' difficile. Però ci vuole anche un team bravo, tutto insieme, sia in sala che in cucina. Quindi quando... che fa partire questa... onda positiva, no? Quindi quando si è così autodidatte, però è chiaro, si può andare a trovare ugualmente un mentore, no? C'è qualcuno che comunque ha insegnato qualcosa. Sì, c'era mio fratello, anzi, che aveva già la stella, quello che è De Gust, che ha i formaggi. Lui è un affinatore, è un ex chef, aveva anche la stella nel 94, la presa, mi sa, 92. De Gust, lui è affinatore di formaggio. Dove? A Varna. A Varna, quindi sì. Sì, sarebbe vicino qua. Certo, dove c'è la Novacella, no? Vicino a Novacella, attaccato a Pacherov. Sì, là vicino. Ecco, quella bella zona lì. Là, lui è affinatore, fa delle ottime cose. C'è ancora, c'è il locale? No, il locale non c'è più. Il Big Like You, perché lui poi è rimasto lui da solo là. Poi c'era un altro socio e poi l'hanno chiuso nel 2003, mi sa. E poi lui ha preso l'amore per i formaggi e è andato avanti su questa strada. Quindi allora, autodidatta, quindi un nome, perché qui poi in realtà c'è un più grande chef ancora oggi, penso, nonostante non abbia più 3 stelle Michelin, penso che sia Heinz Winkler, che è nato, non dico qui, ma più o meno da questa parte. Heinz Winkler naturalmente è nato vicino a Pressanone, sopra Pressanone. Però già da molto giovane è andato via, che è stato il primo vero 3 stelle. Tra l'altro, visto che parlavamo di Bianconi, della sua signora che è di Milano Marittima, Hans Winkler ha lavorato in un albergo di Milano Marittima all'inizio e vorrebbe anche tornarci. Adesso capiterà l'occasione, ben volentieri lo ospitiamo. Però passò da
anche perché si va al mare veramente, no? Loro hanno la Villa Rota, no? Adesso la Villa Rota, che Villa Rota. In quella zona che loro fanno piangipane, banchetti e matrimoni. Cioè, e c'è anche la figlia Carolina adesso, che lei è certo. Quella che si occupa di più. Certo. È anche bravissima. Bene, allora un piatto. Un piatto da ricordare in questa lunga carriera che prosegue, perché vedete che... No, un piatto che c'è ancora sempre da quando che abbiamo aperto è la testina. La testina rotolata fatta da noi, servita tiepida, con un po' di... praticamente col scalonio, aceto di vino, e olio e semi di zucca e un po' di insalatine di campo. Questo è un piatto che c'è da quando che abbiamo aperto. Che è un, che è un antipasto? Sì, un antipasto. Poi ce n'è tanti piatti, no? Abbiamo il capretto, l'agnello, il cervo, anche un piatto storico, la nostra lombo di cervo con la crosta di noci, per dire, è un piatto storico. Poi abbiamo l'agnello in pietrolare e poi abbiamo le mezzelune ripiene di... una fonduta di formaggio d'alpeggio, mezzelune di caruba, farina di caruba, c'è una parte dentro in un sauté, dipende d'estate, con i funghi porcini oppure altre cose. E visto che c'è qui, c'è un lago? C'è un laghetto vicino. Sì, un piccolo laghetto. No, beh, pensavo anche a, oltre che alla carne, alla selvaggina, abbiamo detto, chiaramente i formaggi, se anche il pesce viene trattato. No, in questo lago non ci sono pesci, è solo un lago per fare il bagno. I pesci d'acqua dolce li prendo a Valpassiria, che c'è uno che li vende, e noi facciamo, affumichiamo il pesce e il salmerino. C'è un nostro sistema di affumicare con a bassa temperatura, che il pesce prenda questo fumo, profumo di fumo, però delicatamente, non aggressivo. Sì. Bene, bene, bene. E quindi pesce di acqua dolce comunque. Però faccio sempre anche un po' di pesce di mare, qualcosa. Più che altro per la gente del posto, lo facevo sempre, non tantissimo, ma qualcosa. Quelli che vengono a trovarmi in Romagna al mare, sì. Mi dicevano dall'altra parte... Un po' di pesce che... lo faccio sempre perché io amo il mare, amo i pesci quando vado in giro. Perché io normalmente d'estate la vacanza faccio sempre in Italia. Sicilia? Vado dappertutto. Ah, ecco. Dappertutto. E quindi... faccio dei giri e io amo l'Italia quando d'estate, io so cosa... cosa mi aspetta l'estate, perché qui le vacanze si fanno in quale periodo? No, io faccio la vacanza più lunga sempre metà di giugno, primi di luglio, che mi prendo questo tempo perché forse è anche il buon periodo più bello. Certo, poi vado a trovare un po' di amici miei, ristoratori, produttori e così via, e faccio un bel giro. Quest'anno forse vado giù, faccio un bel giro, vado giù nella costa amalfitana, sorrentina amalfitana, vado giù nel Cilento, magari vado giù ancora, poi torno in Puglia. Io faccio dei grandi giri, io sono sempre come un zingaro, 3 giorni qua, 3 giorni qua. Bene, bene, complimenti. Non mi fermo a lungo. Complimenti. Quindi ecco, qui siamo appunto allo Scione, che è un edificio con anche proprio... l'affresco, no? C'è un affresco che rimane tra l'altro nel tempo. Questo è stato un'idea del mio amico architetto, che adesso mettiamo questa scrittura fuori. Che quindi ha messo a segno un classico, diciamo. Bene, altre cose, altri progetti che vi riguardano? No, adesso siccome sta andando bene, siamo contenti col lavoro, la gente è tornata, si sente proprio quella voglia di rinascere, no? di stare insieme a tavola, di consumare, di gustare, per fortuna. Speriamo bene, speriamo per tutti che quest'onda se ne va e arriviamo alla normalità. Certo, certo, ce lo auguriamo tutti, vi salutiamo quindi dalla Valpusteria. Dalla Valpusteria Falses, Molini di Falses, dallo Schöneck. E un saluto a tutti i cari amici e buon gustai. E viva la vita! Bene, bene.